ci vuole un po' di tempo per caricarsi, perché questo è un filmato molto vecchio e caricato in un po'. Per fare questo partiamo dalla genesi di Stati Uniti. Che significa genesi? Significa che praticamente noi andiamo a vedere adesso un filmato del lontano 1996, fatto con una macchinetta obsoleta, che però a quei tempi era fantastica, è fatto con ragazzi di prima elementare. Allora, guardate. Questo è il salto in lungo alla Genesi. Questi sono bambini di 7 anni che saltano, vedete, staccando dentro la cerchia, facendo dei passetti alla fine per creare questi adattamenti, oppure facendo dei passi lunghi alla fine. Guardate questo ragazzo che fa la riga e fa dei passi molto lunghi alla fine, vedete, per saltare lungo. Questo per farvi capire come questa specialità può essere fatta da chiunque. Da chiunque. Qualsiasi persona che non ha mai saltato può prendere, può saltare e può creare degli adattamenti particolari che sono simili a tempi voluti. E noi adesso che cosa dobbiamo cominciare a vedere per fare quel discorso? Dobbiamo cominciare a vedere i modelli di prestazione. I modelli di prestazione. Allora, proviamo a vedere perché qui ho messo Formighetti. Qualcuno di voi forse non sa neanche chi è. Sapete chi è Formighetti? No. Bene, Formighetti è un atleta italiano che nel 2010 ha saltato 8 in 10 di salti lunghi. Ora, siccome nessuno di voi lo conosce, e l'ha fatto ai campionati italiani di Grosseto, quindi non è che l'ha fatto a Rocca Cannuccia o a Poggi Pozzi, come dico io, ma l'ha fatto in un posto importante, in una manifestazione importante. Voi non lo conoscete perché poi non ha saltato più a questi livelli. Però un Formighetti qualunque salta 8 e 10 vuol dire che il modello tecnico di prestazione è perfetto. E poi vedremo un salto di Andrew, che era sempre in quella gara, dove ha saltato 8 e 16, staccando 19 centimetri prima, però è un atleta che ha fatto 8,47, 8,42, quindi ha fatto altri risultati di un certo livello. Quindi questo è un modello buono, ma non è un modello ottimale. Invece questo qui è un modello ottimale. E ve lo faccio vedere. Perché per saltare 8,10 ha dovuto saltare sfruttando al meglio tutte quelle che sono le sue potenzialità. E quindi cominciamo a vedere queste cose, così ci divertiamo anche, nel senso che liberiamo la testa. Allora, guardate. Questo atleta in questo salto, nella fase aerea, compie un 2,5, fa due passi e mezzo. Si chiamano passi in aria, questa è una tecnica che si chiama passi in aria. Poi vi farò vedere che cos'è il veleggiante, vi farò vedere che cos'è il salto a raccolta. Però voi cominciate a pensare che questo in aria fa due passi e mezzo. Allora guardate, questo è un salto perfetto perché? Perché stacca in modo perfetto, quindi non regala nulla allo stacco. Già il salto che vedrete dopo, vedrete Andrew che regala 19 centimetri. Questo invece guardate lì, stacca perfetto. Guardate, questo è un salto perfetto. È un salto perfetto, ok? Questa è la perfezione del salto in lungo. Tant'è vero che ha fatto 8,10, non l'ha fatto più. Adesso invece vi faccio vedere. Adesso invece vi faccio vedere il salto Formighetti. No, qui c'aveva 28 in segno da fondare, c'erano 28 anni. Adesso invece vi faccio vedere che quest'altro scritto, che è anche questo per saltare, però questo è un salto sopra 8,30, che è staccato 19 cm, guardate quando stacca, guardate, avete visto Formighetti che l'ha staccato, guardate invece lui stacca all'inizio della pedanina, che è lunga 20 cm, quindi guardate lì, vedete? Sta all'inizio proprio, e questo è un altro bel salto naturalmente, un salto sopra 8,30, lui fa 3,5, fa un passo in più di Formighetti, anche questo è un po'. Che cos'è questo che noi abbiamo visto? Questo è il modello tecnico di prestazione che noi dobbiamo conoscere. Noi dobbiamo conoscere i movimenti che si fanno in aria, noi dobbiamo conoscere quello che si fa allo stacco, noi dobbiamo conoscere quello che si fa nella fase in chiusura, noi dobbiamo conoscere come si corre durante la rincorsa, noi dobbiamo conoscere come si parte nella rincorsa. E quello è quello che faremo adesso, questa sera. Rivediamo il modello. Yeah.
il progetto che fa un passino, sì, oh, e mezzo, benissimo. E questo invece è il modello tecnico morti. Si vede come sta? Vi accorgete di come si ammortizzano carichi elevatissimi? Si vede, no? Guardate la linea del pantaloncino. Perché lei e gli atleti nel primo riescono a sopportare questi carichi? Perché lavorano molto sull'articolazione della corsa femorale, un'articolazione molto forte. Loro lavorano qui quando arrivano a terra, non su quella del ginocchio. Quella del ginocchio non riuscirebbe a reggere questi carichi. Allora lavorano molto nella fase di ammortizzazione, in questo modo, e poi passano, quindi ammortizzano molto, e lo si vede chiaramente qui, guardate, vedete? Perché qui c'è il carico che porta l'alto libero a scendere, e lo vedete, e invece l'alto che atterra tiene, quindi c'è questa posizione dove questo è molto molto importante, perché lo vedremo poi domani quando parleremo e quando vi farò vedere il salto successivo, il salto appunto difficile da insegnare e da fare. Bene, adesso cominciamo ad entrare nel nostro discorso. Il filo rosso della tecnica: nel momento in cui si decide, ossia l'ambizione di allenare delle specialità tecniche, prima Stefano stava dicendo io faccio la maratona, Stefano sa che il suo obiettivo è quello di consumare il meno possibile, quindi l'aspetto tecnico della sua corsa deve essere solo focalizzato sul fatto che quando corre Stefano deve consumare il meno possibile, deve economicizzare i gesti, perché lui corre in 40 minuti. Quindi nella sua carriera agonistica o nell'allenare atleti di lunga distanza, quello, l'aspetto tecnico è solamente quello di creare una corsa che sia la corsa più a risparmio possibile. Quindi io, dopo che ho impostato il mio atleta, non fare passi molto lunghi, non fare una corsa molto rimbalzata, perché è una corsa molto dispendiosa, a non usare le braccia, ma usare le braccia in forma proprio tranquilla per muoverle, tra virgolette, il meno possibile, che è chiaro che io non posso pensare di fare la maratona come correva la lavandina, brucio, consumo, io ho finito il mio mondo, sto, dopodiché, poi ci guardiamo tot a chilometro, tot qui, tot lì, facciamo lavoro di postura, riaggiustiamo la schiena, tagliamo i tendini, facciamo massaggi, corriamo, questo e questo. Quando riguarda invece gli aspetti tecnici, noi la tecnica la dobbiamo
dobbiamo tenere sempre in testa. Il filo rosso della tecnica vuol dire che noi in mano dobbiamo avere questo filo sempre, sempre, in tutti gli aspetti della specialità che noi andiamo a fare, sempre, tenendo conto che il bambino, l'uomo della strada e l'atleta, io parlo del salto in lungo, fondamentalmente ha nel salto in lungo un qualcosa di innato, l'uomo della strada che attraversa per superare la pozzanghera e non bagnarsi, se vedete fondamentalmente ha la stessa struttura che c'è per dirvi. O il bambino che salta e fa il salto in lungo ha già la struttura in sé di quello che poi farà o potrà fare quando è grande. Quindi è un qualcosa che noi abbiamo dentro, ce l'abbiamo. Il giocare a pallone non è una cosa che ce l'abbiamo, ce la insegno, la vediamo in televisione, ma non è innato. Che noi calci diamo ai compagni, ai compagni, ma non è un pallone, non è una cosa innata calciare un pallone, è innato dare dei calci, perché l'uomo si difendeva anche scalciando o dando dei pugni o graffiando. Invece il saltare è qualcosa che abbiamo. Il bambino quando è contento che fa? Salta di gioia, come si dice? Fa salti di gioia, salta, non corre di gioia, salta.